E ben a tutti ragazzi, come al solito vostra casa, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Questo è il secondo episodio della serie sui maganni stagionali. Oggi andiamo a parlare di influenza, ma prima ancora di parlare di influenza, lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e soprattutto restate sintonizzati perché lunedì ho fatto la live su FNAF 2. Ho fatto la live su FNAF 2. E questa è una piccola pacca, questo è un piccolo funny moment preso dal minuto 54.15, cioè dal minuto 54 e 15 secondi. Guardate insieme questo blooper che vi passo. Checking. Gun. Mask up. Checking. Up. Back on by. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, go away, go away, fucking Balloon Boy, go away, leave me alone, leave me alone. Appunto in quel momento mi ero scordata del puppet completamente, cioè voglio dire, no, veramente non mi ero scordata del puppet, quello è stato successo prima. In quel momento mi sono scordata del Balloon Boy, che l'avevo visto, ma siccome io stavo andando molto veloce, ho alzato subito le telecamere, quindi mi sono ritrovato Balloon Boy nello studio. Ma andando avanti, alla fine di questo video voglio ringraziarvi di una cosa, ma arriviamo al dunque. L'influenza. Allora, dovete sapere che l'influenza è un problema di sanità pubblica, appunto un considerevole impatto dal punto di vista epidemiologico, clinico e anche economico. Non si deve appunto confondere l'influenza stagionale con un semplice raffreddore, perché l'influenza può aggravarsi a tal punto da portare a complicanze potenzialmente letali. La frequenza con cui insorgono casi di influenza, pur essendo assai diversa da stagione a stagione, si aggira mediamente intorno al 9%. Il picco del contagio si ha durante il periodo invernale. Appunto, veniamo a capire un attimino quali sono le caratteristiche di questi microrganismi. Appunto, fanno parte di una grande famiglia, quella degli ottomizoviride, piccoli virus a RNA che comprendono più generi di influenza. Tra questi solo i virus influenzali A e B sono rilevanti per l'uomo. Infatti la trasmissione avviene attraverso le goccioline emesse con il respiro e l'infezione interessa ultimamente, nella maggior parte dei casi, le vie respiratorie. Il quadro clinico dell'influenza è caratterizzato da un inizio molto acuto con brividi, seguiti da febbre, dolori muscolari e cefalea. Il decorso della malattia è di 4-5 giorni. I problemi più gravi, come lo sviluppo di una polmonite, si manifestano nei soggetti molto anziani, negli individui affetti da malattie croniche, cardiache e polmonari, e negli individui immunocompromessi e appunto nei soggetti molto giovani come i neonati. Per quel che riguarda il trattamento, in commercio esistono farmaci che alleviano i sintomi dell'influenza a base di ibuprofene, paracetamolo o acido acetilsalicilico. Trattandosi di un virus, gli antibiotici non hanno appunto alcun effetto. E il vaccino? Si tratta sicuramente di un'arma molto potente, soprattutto per i soggetti più a rischio. La difficoltà nell'allestire un vaccino universale contro l'influenza sta in una peculiarità molto importante del virus stesso: la variabilità antigenica. Andiamo a vedere cosa vuol dire. Significa che negli anni importanti componenti del virus, come le proteine strutturali H ed N, hanno subito delle modificazioni. È fondamentale, ma anche molto complesso, allestire quindi un vaccino con il virus influenzale inattivato che contenga i sottotipi specifici del virus influenzale in circolazione in quel determinato periodo. Il contagio si previene lavando spesso le mani, mantenendo le giuste distanze sociali e coprendosi bocca e naso durante tosse e starnuti.
E con questo si chiude il capitolo dell'influenza, che è il secondo episodio di questa serie sulle malattie stagionali. Ma io come persona volevo veramente ringraziarvi Ranko, perché nella live del 16 gennaio 2021, in momento in cui io sto registrando questo video, sarebbe la live di ieri, abbiamo raggiunto insieme, durante una speedrun su Five Nights at Freddy's 2, abbiamo raggiunto insieme i 200 iscritti. Finalmente abbiamo raggiunto i 200 iscritti. E che cosa succederà con i 200 iscritti? Boh, ma se riusciamo a raggiungere i 210 iscritti entro la fine di questa settimana, le sorprese potrebbero essere tantissime. Sicuramente ci sarà un giveaway di Nitro sul mio server di YouTube, che durerà una bella settimana. Quindi andate, iscrivetevi al canale, logicamente lasciate un piace, lasciate un commento e iscrivetevi anche al canale Telegram, al gruppo Telegram, entrate. E ovviamente non vi dimenticate di far iscrivere i vostri amici, commentare, cioè le solite cose. E entrate all'interno del mio server Discord, perché se riusciamo a far partire il giveaway di Nitro, che durerà una settimana, vi voi attivi, perché vi sto anticipando, se quando il vincitore verrà eletto e non risponderà entro 24 ore, io ripescherò un altro vincitore. Quindi chi sta partecipando a questo giveaway, ammesso che riesca a farlo questo giveaway, deve comunque avere la facoltà di rimanere ad aspettare 6 giorni e comunque se ritrovarsi online quando il bot deciderà di pingare, per quanto riguarda l'estrazione del vincitore. Comunque sia, penso che la stessa sicurezza te possa essere tutto. Logicamente commentate nei commenti, commentate con tag diversi tipo GTA FNAF 2, Super Mario 64, Beauty, ASMR, Server, Mouse, Computer, Call of Duty Mobile, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 1, FNAF 5. Commentate con tutti quanti i tag, perché l'algoritmo di YouTube è praticamente preso, ha proprio fame di questi tag. Ebbene ragazzi, ci vediamo sicuramente nella live di martedì prossimo, che sarà il prosieguo di FNAF 2, ovviamente in inglese. Potrei portare una serie di FNAF 2 in lingua italiana. Fatemelo sapere nei commenti. A presto!